Salve a tutti e bentornati su A Game of Thrones. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la, purtroppo, ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, potreste chiedermi? Già conosciamo la storia di Westeros, potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me, mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Siamo tornati in una settimana su A Game of Talks e oggi torniamo con una rubrica che personalmente io amo tantissimo, che è Read With Me, dove insieme leggiamo i capitoli dei libri di George Martin così come sono, sempre per far conoscere a chi non ha mai letto i libri e magari non ha voglia o non ha tempo di mettersi appunto a leggere libri così lunghi e così complessi. E invece per questo ci sono io che leggerò per voi i capitoli. E io leggo il capitolo in lingua originale, ma ovviamente poi vi tradurrò quello che sono andata a leggere e commenterò secondo il mio punto di vista, insomma quello che abbiamo scoperto. Ora, senza alcun indugio, cominciamo. Allora, oggi leggiamo il capitolo di John. In questo capitolo vediamo John pronto alla partenza, alla volta della barriera, ma prima di farlo fa, diciamo, i suoi saluti finali a Grande Inverno. Quindi specialmente vedremo il suo saluto a Bran, che tuttora è ancora in stato comatoso dopo la caduta. Parleremo di nuovo della sua relazione con Catelyn e vedremo anche la relazione di John con Arya, che sarà l'ultima che saluta. Cominciamo. John climbed the steps slowly, trying not to think that this might be the last time ever. Quindi lui sta salendo appunto i gradini di Grande Inverno, consapevole che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe chiamato Grande Inverno casa sua, perché una volta che un uomo diventa membro dei Guardiani della Notte, non li può più lasciare, quindi da questo punto in poi casa di John sarà effettivamente la barriera. Ghost padded silently beside him. Outside, snow swirled through the castle gates, and the yard was all noise and chaos. But inside the thick stone walls, it was still warm and quiet. Too quiet for John's liking. Quindi John sta camminando dentro Grande Inverno, Ghost ovviamente è sempre vicino a lui, e ci fa sapere che fuori, nello yard, quindi Silvia, come si dice yard in italiano? Un cortile. Grazie. Nel cortile ci sono appunto molti rumori, anche molto caos, invece dentro Grande Inverno, bensì ci sia una temperatura calda, perché vi ricordo, come abbiamo visto nel capitolo di Catelyn, l'ultimo capitolo di Catelyn, dentro Grande Inverno c'è proprio un sistema di tubature che tiene Grande Inverno calda. Quindi sono queste tubature nelle quali scorre l'acqua delle pozze di acqua calda del Godswood e tiene caldo il castello dal freddo. E invece John, nonostante dice che ci sia questo calore, in realtà dentro al castello c'è silenzio e ci dice troppo silenzio, quindi ci fa capire che, come in realtà è già stato fatto intendere, che dentro Grande Inverno c'è sempre stato un clima molto tranquillo, con un sacco di risate, perché i ragazzi Stark, tutti e sei i ragazzi Stark, che sono Rob, Sansa, Arya, Bran, Rickon, sì, tutti e sei i ragazzi Stark e Tion correvano nei corridoi e giocavano e ridevano e quindi c'è sempre stato questo clima molto rilassato in realtà, dove i bambini erano tutti molto felici e invece ora, con quello che è successo a Bran, nel castello l'aria è pesante ovviamente e questo mette tristezza a John. He reached the landing and stood for a long moment, afraid. Ghost nuzzled at his hand. He took courage from that.
he straightened and entered the room. Quindi ci dice John che arriva al pianerottolo di camera di Bran. Spoiler, camera di Bran. E rimane davanti alla porta, afraid, quindi spaventato. Ma c'è un ghost vicino a lui che gli tocca la gamba, era? No, la mano. Gli tocca la mano con il muso e infatti lui dice che da questo ha preso forza, già facendoci intendere che il rapporto tra i metalupi e i rispettivi padroncini è di una potente interconnessione, perché appunto si danno forza a vicenda, è una relazione molto particolare, molto bella, devo dire. Quindi John ha paura. E perché avrà paura? Adesso lo vediamo. Lady Stark was there, beside his bed. She had been there day and night, for close on a fortnight. Not for a moment she had left Bran's side. She had her meals brought to her. She had her meals brought to her there, and chamber pots as well, and a small hard bed to sleep on, though it was said she had scarcely slept at all. She fed himself the honey and water, the herb mixture that sustained life. Not once did she leave the room, so John has stayed away. Quindi dice, dentro la stanza di Bran c'è Catelyn. E Catelyn, da che Bran è caduto e quindi è in stato comatoso dentro a quel letto, non si è più mossa da quella stanza. Sono passati 15 giorni e lei non si è mai mossa. Si fa portare il cibo lì, si è fatta portare i vasi da notte lì, si fa portare il cibo da dare a Bran perché è lei personalmente che si cura di lui. Quindi Bran in questo momento qui ovviamente non può ingerire cibo. Quindi che cosa gli danno? Gli preparano una mistura di acqua e miele e di erbe con cui gliela fanno bere, con cui lui può continuare a vivere. Infatti John la chiama proprio the honey and water and herb mixture that sustained life. Quindi è l'unico cibo che tiene in vita Bran. E lei non si è mai mossa da lì. Quindi che cosa vuol dire? Che se Lady Catelyn non si è mai mossa da vicino al letto di Bran, John non è mai andato da Bran. But now there was no more time. Ma adesso non c'era più tempo, quindi John non poteva più permettersi di evitare di andare da Bran perché ora era il giorno in cui doveva partire. Quindi, o adesso non lo faccio più. Catelyn viene molto giudicata, il personaggio di Catelyn viene molto giudicato sul rapporto che ha con John. Lo vorrei contestualizzare un attimo un pochino, che ripeto non vuol dire giustificare, ma è necessario contestualizzare per capire il personaggio di Catelyn. Come ho detto nel capitolo di Catelyn, molto dell'atteggiamento di Catelyn soprattutto riguardo a John è dato non solo da carattere personale, ma è dato anche dal suo contesto. Ora, il contesto in cui Catelyn si trova è un contesto comunque medievale, dove le famiglie non funzionano come noi le conosciamo adesso. Quindi Catelyn, anche con i suoi stessi figli, non pensate che sia proprio aperta emotivamente. Cioè, tra lei e Ned, quello che è un po' più patato tra i due è proprio Ned. Ned è il genitore permissivo, Ned è il genitore che va a leggere le storie ai suoi figli. Tutti i bambini Stark ricorderanno che chi leggeva le storie nel loro momento in cui dormivano era Ned. E John dormiva con Rob e con Bran, le ragazze dormivano per conto loro, quindi comunque John nella picture Stark ci sta, non è escluso. Ora, per capire il personaggio di Catelyn come madre, dobbiamo innanzitutto capire come le madri si comportavano, come una lady che è madre si comportava in un'epoca come quella di A Song of Ice and Fire. Ora, le lady, il compito delle lady era semplicemente mettere al mondo figli, per il bene del reame, per dare appunto eredi. La Lady però non doveva occuparsi dei bambini,
La Lady doveva metterli al mondo e poi qualcuno li avrebbe nutriti, qualcuno ci avrebbe giocato, qualcuno gli avrebbe raccontato le storie, perché lei di suo c'ha da fa, nel senso il suo ruolo non è essere madre, il suo ruolo è essere Lady. E le Lady, vedremo anche più in là, che appunto fanno i conti delle tasse, si occupano soprattutto di matematica. Questo è quello che esce da alcuni capitoli di questo libro qua. Ciao ragazzi, torno a... perché mi sono resa conto in fase di editing che non avevo finito di fare il discorso di che cosa fanno le Lady, sono andata direttamente dopo. Allora, il ruolo di una Lady è più amministrativo, quindi appunto si occupano delle tasse, i conti delle tasse, si occupano di vedere se ci sono abbastanza risorse per tutti dentro al castello e ovviamente se ci sono avvenimenti importanti, ospiti importanti, organizzano il castello di modo che insomma sia tutto bello e tutto sistemato per gli eventuali ospiti. Invece il Lord fa delle mansioni diverse. Il Lord si occupa principalmente di politica, quindi ha tutti i contatti con i suoi bannermen, che sono i lord minori, insomma, che servono il lord, e anche se magari i cittadini hanno bisogno di qualcosa, vanno dal lord, gli dicono il loro problema e lui poi dopo ne pone rimedio. Non è detto che una cosa escluda l'altra, quello poi dipende dalle coppie in realtà, perché per esempio tramite Bran sappiamo che nelle sue idee politiche, insomma nelle sue decisioni, Ned coinvolge sempre Catelyn, però questa è una dinamica tra di loro perché magari altri non lo fanno, quindi se il Lord vuole che la Lady lo aiuti, la Lady può aiutare tranquillamente anche in politica, ma se no la sua cosa principale, il suo ruolo principale è amministrativo del castello. Quindi il ruolo di Catelyn non è esattamente quello di coccolarsi i suoi figli, e Catelyn infatti questo non lo fa, perché con i suoi figli lei è molto severa, cioè lei vuole farli diventare i lord e le lady che devono diventare. Lei possiamo dire che è il poliziotto cattivo. Quindi anche con i suoi figli, quando Catelyn parla, gli Stark stanno muti, cioè Rob la sente sempre, Sansa la sente sempre, Arya la sente sempre, Rigon è troppo piccolo, non lo sappiamo, Bran è l'unico che se ne frega, perché Bran è troppo spirito libero per fregarsene, quindi lui se gli piace fa una cosa, lui la fa, non è che... Però quello è perché è il carattere di Bran, ma lui lo sa perfettamente che tra i due genitori quella pericolosa la madre. Ora, se i figli hanno questo tipo di rispetto per la madre, voi figuratevi dei personaggi che si trovano vicino alla famiglia Stark, ma che non sono considerati come la famiglia Stark, tipo Jon e tipo Tion. Se noi prendiamo Tion anche è terrorizzato da Catelyn, perché Catelyn è effettivamente una presenza molto rigorosa, è molto impostata come Lady, lei è una Lady effettivamente perfetta, viene sempre detto, perché è gentile quando deve, ma è ferma, è strong, cioè... Tant'è che infatti Catelyn vedremo che non è che è nata così, perché Catelyn in realtà era molto simile ad Arya e si rotolava nel fango e correva, ma crescendo è diventata una Lady, proprio quello che una Lady deve fare. E qui mi voglio agganciare a dei commenti che ho letto, mi pare avevo sicuramente anche risposto, nel capitolo di Catelyn, dove si era parlato di un rapporto fisicamente abusante di Catelyn nei confronti di Jon. Si ipotizzava questa cosa. Secondo me Jon non è un ragazzino abusato. E perché vi dico questo? Perché vedremo personaggi che sono effettivamente stati abusati e che raccontano dal loro punto di vista gli abusi che hanno subito, proprio tipo Daenerys, che lo vedremo al prossimo capitolo, o anche Tyrion. Invece Jon non parla, e siamo nella testa di Jon, quindi questo sarebbe stato proprio il momento adatto per parlare degli abusi che Catelyn fa su di lui. Ma invece non ne parla.
parla appunto soltanto di questa freddezza che c'è tra lui e Kathleen. Ora, qual è il punto? Più che un bambino abusato, è un bambino che non si sente accettato. Non perché voglio sminuire, ma perché secondo me bisogna dare il nome giusto all'evento che sta succedendo. John non è abusato, John non è accettato. Quindi ovviamente questo a John fa male. John, non sentendosi accettato dalla figura femminile principale della sua vita, perché appunto è con lei che è vicino al padre, questo lo porta ovviamente a non sentirsi esattamente parte del posto in cui si trova. Quindi lui a grande inverno non si sente a casa come gli altri ragazzi Stark si sentono, e questo infatti in John alimenta il desiderio di cercare un posto dove appartiene. E infatti lui, quando poi si arriverà alla barriera, lui si troverà benissimo, perché si trova proprio in un posto dove lui si sente accettato, dove sente che ha trovato appunto un posto dove lui appartiene, dove può dare un contributo. E sicuramente questo desiderio qui, e il fatto che lui non si senta accettato, cioè non si senta a casa dentro casa sua, è sicuramente dato da come Kathleen lo tratta. Perché mentre abbiamo Ned che lo tratta come fa con gli altri figli, Kathleen mette un muro ricordandogli costantemente che lui non è un figlio legittimo, che è l'altro problema che John ha sempre: io non sono un figlio legittimo, sono un bastardo. Io sono sicura che Kathleen non è mai stata fisicamente abusante nei confronti di John. Perché dico questo? Perché vedremo anche nel prossimo capitolo, che è il capitolo di Daenerys, viene esplicitato che Daenerys viene effettivamente abusata dal fratello. Ma qual è il punto? È che in un libro si possono fare tutte le congetture che si vogliono fare, per carità, ma ci sono determinate cose che o vengono dette o non vengono dette. Poi un'altra cosa, se lei fosse stata abusante nel momento in cui Ned partiva per il sud, che le aveva detto John rimane qui con Rob, lei avrebbe fatto i salti mortali, perché avrebbe trovato, non aveva neanche più bisogno magari di nascondersi dal marito per perpetrare le sue, come posso dire, cattiverie. Le sue cattiverie su di lui. No, anzi ha detto se tu te ne vai, lui se ne va, cioè nel senso tu lo porti con te o troviamo un'altra soluzione, perché io qua non ce lo voglio. Quindi una persona invece che è abusiva, se lo tiene dentro, cioè Viserys fino all'ultimo, fino a che non è morto, ha continuato a imporsi su Daenerys in modo aggressivo, proprio menandola, cercando di farle del male, cioè rendendola sempre succube rispetto a lui. Cioè a Kathleen non frega niente come Jon si senta nei suoi riguardi. A me fa tanta tristezza il pensiero di questo bambino che magari cerca l'attenzione di questa donna che però non gliela dà, cioè proprio non gli dà attenzione, che è appunto, che è la cosa triste, soprattutto se vedi che comunque coi fratelli cioè il padre l'ha messo in una condizione in cui lui non si dovrebbe sentire da meno rispetto ai fratelli. L'unica cosa che a lui fa ricordare costantemente che in realtà lui non è come i suoi fratelli è proprio come Kathleen lo tratta. Poi, oddio, ovviamente se ci avete pezzi del libro dove viene fatto capire bene, nel senso dove viene scritto che Kathleen è stata abusante fisicamente con John, ovviamente fatemelo sapere, perché io leggo il capitolo così come va e non è che mi ricordo proprio tutto quello che viene detto, quindi ovviamente se avete cose per smentire la mia tesi scrivete senza problemi. He stood in the door for a moment, afraid to speak, afraid to come closer. The window was open, below a wolf howled. Ghost heard and he lifted his head. Quindi dice John, si ferma sulla porta e ha paura ad entrare, ha paura di parlare, perché sa che una volta che lo fa avrà ovviamente l'attenzione di Lady Kathleen, e lui, sapendo già che non hanno praticamente rapporto e che Kathleen si trova in una situazione molto emotivamente, che l'ha resa emotivamente instabile, lui non sa come lei potrà reagire. A un certo punto però sentono un ululato, e l'ululato viene da fuori la finestra di Bran, dove c'è il metalupo di Bran. Ancora mi riferisco al metalupo di Bran come il metalupo di Bran,
Perché è importantissimo il momento in cui Bran darà il nome al suo metalupo, quindi per rispetto all'opera lo chiamerò il metalupo di Bran finché Bran non gli darà un nome. Quindi quando ha sentito questo ululato, anche Ghost ha alzato la testa. Lady Stark looked over. For a moment she did not seem to recognize him. Finally she blinked. What are you doing here? She asked in a voice strangely flat and emotionless. Quindi dice, all'inizio, cioè quando questo ululato è partito, Lady Stark ovviamente ha alzato la testa e ha notato Jon sulla porta. Però inizialmente Jon neanche è sicuro che lei lo abbia effettivamente riconosciuto, è come se lo guardava ma non lo metteva bene a fuoco. E inoltre appunto quando gli chiede, quando finalmente ha capito chi è, finalmente gli chiede perché sei qui, però glielo chiede con un tono che Jon dice era senza, stranamente senza emozioni, era proprio piatto. E questo perché? Proprio per la condizione in cui Catelyn ha vissuto per gli ultimi 14 giorni. Cioè questa donna non ha mangiato, questa donna non ha dormito, per paura che suo figlio possa morire da un momento all'altro. Quindi diciamo che Catelyn non è proprio nella sua... non ha esattamente tutte le sue facoltà mentali, perché ricordiamoci che appena tu non mangi come devi, cioè salti i pasti e non dormi, il cervello già parte. Quindi sicuramente questo influisce sul suo atteggiamento di adesso, cioè non riconoscerlo, parlare in questo tono piatto. Scusa, si rompe il libro. I came to see Bran, Jon said, to say goodbye. Her face did not change. Her long auburn hair was dull and tangled. She looked as though she had aged 20 years. You've said it, now go away. Quindi dice, lui le dice, sono venuto per salutare Bran, per dirgli addio. E lei rimane sempre con questa espressione senza emozione, proprio piatta, quasi vuota. E lui la guarda, perché appunto non la vede da 14 giorni, dice... Madonna, cioè praticamente sembra che sia invecchiata di 20 anni, ha i capelli tutti aggrovigliati, appunto probabilmente non ha dormito, avrà pianto, quindi ci avrà tutte le occhiaie. Quando lui le dice questa cosa, la cosa che Catelyn risponde è gliel'hai detto, ora puoi andare. Parting wanted only to flee, but he knew that if he did, he might never see Bran again. He took a nervous step in the room. Please, he said. E dice, parte di lui voleva fuggire da questa situazione, però sapeva che se l'avesse fatto lui Bran non l'avrebbe più rivisto e quindi decide di impuntarsi e le chiede, per favore, inciso, fammi rimanere, e dice, something cold moved in her eyes. I told you to leave, she said. We don't want you here. Dice in questo momento, quando lui si è imposto, ha detto qualcosa di freddo, qualcosa di freddo le cambia lo sguardo, quindi lei da empty diventa fredda e gli dice, ha detto di andartene, noi non ti vogliamo qui. Once that would have sent him running, once that might even have made him cry, now it only made him angry. He would be sworn brother of the Night's Watch soon, and face worse danger than Catelyn Tully Stark. He's my brother, he said. Quindi, questa cosa, Jon ci dice, una volta, se gliel'avesse detta qualche tempo prima, probabilmente l'avrebbe fatto scappare, e probabilmente l'avrebbe anche fatto piangere. Ma ora, invece, lo faceva solo arrabbiare, e dice anche perché... Cavolo, diventerò io un guardiano della notte tra poco? Cioè, posso scappare davanti a Catelyn Stark? Non credo proprio, quindi io mi impunto. No, è mio fratello, io rimango in questa stanza. Bravo, Jon. Catelyn gli dice, shall I call the guards? Call them, Jon said, defiant. You can't stop me from seeing him. He crossed the room, keeping the bed between them, and looked down on Bran where he lay. Quindi appunto, Catelyn gli fa...
ma devo chiamare le guardie se te ne vai. E lui chiamale, grandissimo John, quindi cammina, proprio dice me ne frega un cazzo, si mette dall'altra parte del letto e si mette vicino a Bran, quindi è di fronte a Catelyn, però c'hanno il letto di mezzo. Ecco, anche qui Catelyn dice devo chiamare le guardie. Se lei fosse stata fisicamente abusante, già l'avesse fatto. O soprattutto ora che non ha mangiato, che non ha dormito, che sta fuori di testa, onestamente, si sarebbe alzato, l'avrebbe preso, l'avrebbe buttato fuori dalla stanza. Invece lei, anche qui, dicendo ma devo chiamare le guardie, è proprio per sottolineare che tu non sei come il mio bambino qua, perché io ho le guardie che se voglio te buttano fuori come voglio io. E continuiamo. Ok, ci dice she was holding one of his hands di Bran. It looked like a claw. This was not the Bran he remembered. The flesh had all gone from him. His skin stretched high over bones like sticks. Under the blanket, his legs bent in ways that made John sick. His eyes fell sunken deep into black pits, open, but they saw nothing. The fall has shrunken him somehow. He looked half a leaf, as if the first strong wind would carry him off to the grave. Quindi, John qui ci descrive la situazione di Bran ed è la prima volta che noi vediamo Bran come è ridotto dopo la caduta dalla torre. Ora, come ho detto prima, sono passati 14 giorni. 14 giorni in cui John non l'ha visto, quindi lo vede che sta sdraiato appunto dentro al letto e ci dice che è dimagrito tantissimo perché ovviamente non mangia niente, non può mangiare. Le sue dita sono molto fine, anche appunto dice praticamente sembra quasi che la pelle sia solo intorno alle ossa e non ci abbia più la muscolatura. E ci dice appunto che la forma delle sue gambe che sono rotte. Per come sono messe adesso fanno sentire John male, cioè proprio feel sick, cioè no disgusto, però capito, è proprio quel sentimento di dici oddio santo, no? In più una cosa che a me ha tanto colpito quando ho letto poi questo capitolo qui della condizione di Bran è il fatto che Bran ha gli occhi aperti, quindi non sta effettivamente dormendo. Come hanno fatto nella serie, che sembra un piccolo angioletto, ma in realtà ha le occhiaie, ha sti occhi aperti che sono spalancati e guardano fisso il soffitto, cioè è inquietantissima st'immagine. Yet, under the frail cage of those shattered ribs, his chest rose and fell with his shallow breath. Quindi ci dice che sembrava Bran che si poteva spezzare in un momento, cioè infatti prima dice che anche solo con un fiato di vento, Bran sembra che si sarebbe spezzato e sarebbe morto. Ma in realtà, anche se sembrava fragile, lui continuava a respirare, cioè Bran non muore, che continua a combattere per la sua vita. Al che John fa: Bran, he said, I'm sorry I didn't come before. I was afraid. He could feel the tears rolling down his cheeks. John no longer cared. Don't die, Bran, please. We're all waiting for you to wake up. Me, Rob and the girls. Everyone. Quindi qui comincia a parlare a Bran e gli dice: Bran, mi dispiace se non sono venuto fino adesso, ma avevo paura. E rieccomi, scusatemi ragazzi, il video è tipo glitchato, quindi l'ho dovuto eliminare questo pezzettino. Che dicevo, John ha paura, secondo me qui intende che lui aveva paura che Bran, delle condizioni di Bran, perché appunto il fatto che lui non l'abbia visto per tanto tempo e che appunto l'abbia guardato adesso e che in questo momento qui la sua attenzione è concentrata totalmente su Bran. Quando lui dice avevo paura, credo che sia un misto di cose, nel senso sicuramente un po' l'affrontare Catelyn c'è, però secondo me anche proprio del fatto che tutti pensano che Bran andrà a morire e quindi penso che il suo non affrontare Bran sia stato anche il fatto che affrontando questa situazione qui e magari le sue condizioni sono peggio di quelle che effettivamente mi aspetto anche io, vado a pensare anche io che effettivamente il mio fratellino morirà, cioè io l'ho interpretata così. E quando dice questa cosa, sentiva che
cioè, praticamente ha cominciato a piangere, ma a questo punto qui di fare l'ometto a lui non gli frega più un cavolo e quindi lascia comunque uscire queste lacrime. È una cosa molto carina questa, che mi piace perché John è un personaggio molto orgoglioso, soprattutto all'inizio del primo libro. E quindi il fatto che proprio per amore del fratello lui si lascia andare, anche secondo me è un bel, cioè è bello sottolineare questo gesto. E gli dice, appunto, lo prega di non morire, e che ovviamente tutti quanti lo stanno aspettando, lui, Rob e anche le sorelle. Lady Stark was watching. She had not raised a cry. John took that for an acceptance. Outside the window, the direwolf howled again. The wolf that Bran had not had time to name. Quindi dice, Catelyn lo guardava, non ha mollato la mano di Bran, però dice, col fatto che non protestava più, John l'ha preso come un segno di ok, si è arresa, quindi posso rimanere, perciò rimane. E intanto il metalupo di Bran continua a ululare. Qui appunto John ci sottolinea il fatto che Bran ancora il nome non l'ha scelto. I have to go now, John said. Uncle Benjamin is waiting. I'm to go north to the wall. We have to leave today before the snow comes. He remembered how excited Bran had been at the prospect of the journey. It was more than he could bear, the thought of leaving him behind like this. John brushed away his tears, then over, and kissed his brother lightly on the lips. Quindi ci dice che, appunto, dice a Bran che deve andare, che è l'ultimo giorno appunto che sta a Grande Inverno, perché devono partire per la barriera, visto che è meglio che partano prima che la neve cominci a cadere, perché se no penso che se li perdiamo tra le montagne. E ci dice che quando Bran aveva scoperto che John andava alla barriera, era molto molto eccitato per questa cosa qui, anche perché ricordiamo che Bran è un bambino molto avventuroso, è un bambino che non riesce a stare fermo, che sogna di diventare cavaliere, quindi per lui la prospettiva che John va alla barriera è tipo andare al parco divertimenti, immagino. E John però al pensiero adesso di lasciarlo indietro a Grande Inverno in quelle condizioni lì gli pia male, giustamente. E diciamo che già era difficile andare via perché ora si rende conto che non tornerà praticamente più. Poi andarsene in queste circostanze qui è ancora peggio. Quindi poi si asciuga le lacrime e si abbassa e dà un bacio a Bran sulle labbra. I wanted him to stay here with me, Lady Stark said softly. John watched her wary. She was not even looking at him. She was talking to him. But for a part of her, it was as though he were not even in the room. I prayed for it, she said dully. He was my special boy. I went to the sept and prayed seven times to the seven faces of the god. Then Ned would change his mind and leave him here with me. Sometimes prayers are answered. John did not know what to say, e quindi sbaglia e dice: It wasn't your fault, he managed after an awkward silence. Her eyes found him. They were full of poison. I need none of your absolution, bastard. Allora, che cosa succede qui? Che Catelyn, in questo momento qui, in cui John sta salutando Bran, a un certo punto se ne esce dicendo che lei ha pregato che Bran non se ne andasse. Perché ricordiamo che nel capitolo sempre suo, nell'ultimo, che potete trovare nella playlist dei capitoli che abbiamo letto fino ad ora, per poco a Catelyn non gli parte una sincope quando Ned le aveva detto che si sarebbe portato via Bran al sud. E lei che cosa ha fatto? Quindi che cosa dice a John? Che cosa dice a John? Ma John ci tende a far sapere che non sembra neanche che sta parlando con lui, cioè sembra che stia parlando a se stessa, ma lo guarda, quindi non si capisce perché Catelyn non sta proprio nel momento migliore della sua vita mentalmente. E quindi gli dice che è anche andata a pregare nel sept, a tutti gli dèi per fare in modo che Ned avesse cambiato idea e le avesse lasciato Bran lì. E il problema è che poi Bran è caduto e ora lì ci rimane, però non perché Ned ha cambiato idea, perché poi sappiate che Catelyn è molto superstiziosa, cioè penso che tra tutti gli Stark è la più superstiziosa di tutti. Quindi, pensando che lei ha desiderato tantissimo manifestare che il figlio rimaneva a casa, ci è riuscita perché il figlio è caduto. Quindi diciamo che Kate in questo momento qui si sente anche in colpa del fatto che il figlio sia caduto. Qual è però il problema? È che John,
siccome non sapeva cosa rispondere, perché che gli dici se una te dice così, giustamente, la cosa che dice John, cioè, non è colpa tua. Sì, ma no, John, non lo fare, fermati, perché lei, che già si sente in colpa, se tu gli dici non è colpa tua, poi viene da te con tutto il vostro storico, non può far altro che farla incazza. E infatti lei si incazza perché gli dice che non c'ha bisogno di essere perdonata da un bastardo. E niente, quindi Kathleen, difendendosi, attacca John. Cioè, nel senso, capito, è un momento in cui lei sa perfettamente, cioè nel senso in cui lei si sente molto in colpa e sente una persona di cui lei non ha proprio un grande rispetto dirle non è colpa tua, e lei si sente ancora più in colpa e quindi lo attacca, cioè... John, dove sta? Ah sì, John lowered his eyes. She was cradling one of Bran's hands. He took the other, squeezing it. Fingers like the bones of birds. Bones of birds. Goodbye, he said. He was at the door when she called him out. When she called out to him. John, she said. He should have kept going, but she had never called him by his name before. He turned to find her looking at his face, as if she were seeing it for the first time. Yes, he said. It should have been you, she told him. Then she turned back to Bran and began to weep, her whole body shaking with sobs. John had never seen her cry before. Dunque, che cosa accade qui? Che detta sta cosa, che appunto che lei non c'ha bisogno del perdono di un bastardo, lui che te deve dire, manco te risponde, poretto, che fa? Quindi abbassa la faccia, insomma abbassa la testa, e entrambi stanno tenendo le mani di Bran, quindi una tiene una mano, lui ne tiene un'altra. E mi è piaciuto molto che dice che sembrano tipo, sembrano ossa, sì, ossa di uccello. E mi piace molto, insomma, pensare che poi Bran è circondato dai corvi, quindi, insomma, simpaticare. Oh, ma io non ho acceso... Ah, ecco, mancava qualcosa. Sì, quindi mi piace molto questa cosa, e lui ripete il suo addio a Bran, e se ne va per andare verso la porta. A che Kathleen lo chiama, chiamandolo per nome, quindi usa John. E John dice, lui sarebbe dovuto uscire, o sapeva, però cosa l'ha fatto fermare? Il fatto che per la prima volta in vita sua, quanti anni c'ha John? Ce n'ha 13, ce n'ha 14? Kathleen l'ha chiamato per nome oggi, quindi Kathleen fino ad ora non ha mai chiamato John per nome. John, cercando l'approvazione di Kathleen, se Kathleen lo chiama per nome, John si ferma e quindi si gira. Grave errore, perché quando gli chiede che cosa voleva, probabilmente pensando che avrebbe detto goodbye, fai buon viaggio magari, invece lei gli dice saresti dovuto essere tu. Quindi lei dice saresti dovuto cadere tu, no Bran. E questa cosa qui è molto cattiva, nel senso... È cattiva, nel senso, perché John, cioè, guarda com'è ridotto il povero Bran, quindi, insomma, lei stava augurando questa cosa a John. Egoisticamente, Kathleen lo dice perché non le avrebbe fatto così male. E non sarebbe stata colpa sua, perché sicuro lei non avrebbe mai pregato nessuno per John per rimanere. Questo probabilmente ci dice come Kathleen si comporta, nel senso che probabilmente se lei si sente sotto, diciamo, se va sulla difensiva, probabilmente cade in attacca, cioè non è passiva da questo punto di vista, anche se si scava la fossa da sola, però lei attacca. E questa cosa che dice a John, secondo me, proprio strilla questa cosa qui, che lei si sente talmente tanto in colpa per come si trova suo figlio in questo momento qui, che avrebbe preferito che fosse stata una persona di quella effettivamente non prova niente, e questo dà sicuramente la conferma a John del fatto che non c'è proprio rapporto tra i due, che è tristissimo dalla parte di John, e andiamo avanti, perché ci dice anche che, e questa cosa anche perché dopo che lei ha detto sta cattiveria, comincia a piangere in modo proprio sregolato, si butta sul figlio, e John infatti dice non l'aveva mai vista piangere, cioè
è rimasto sconvolto più che da quello che, le ha che gli ha detto, che ripeto, se gliel'avesse già detto, come ci ha detto che non ha mai detto il nome, ce l'avrebbe fatto sapere, che già gli aveva detto che era meglio se moriva, quindi ergo non gliel'ha mai detto. Il fatto che lui lo sconvolge è che lei piange, perché Catelyn Stark non piange, non ha mai pianto. A questo punto John scende la torre, non lo so Bran dove, penso che stia tipo arroccato su una torretta, penso che sia su una torretta. Ma comunque lui esce dal castello per andare nello yard, che mi scordo era il cortile. Il cortile. E ci dice che ci sono tutti i wagons. I carretti, suppongo, insomma, comunque si stanno preparando a lasciare Grande Inverno, quindi tutta la combriccola che va con Benjen, Jon e Tyrion si stanno preparando per andare alla barriera. Al che compare Rob e ci dice: Rob was in the middle of it, quindi Rob stava a mezzo a casino mentre la gente si sistema. Shouting commands with the best of them, with the best of them, commands with the best of them. Vabbè, non so, Leggi un probabilmente. attimo. Rob was in the middle of it, nel caos. Shouting commands with the best of them. Non so, forse con i migliori. Alla maggioranza di loro, non lo so, Sì, dipende o è la se. maggioranza di loro, o è tipo, non lo so, con tutto quello che poteva, cioè stava a fare del meglio che poteva. Non lo so, comunque, questo non mi è chiaro. Però la cosa importante è che Rob stava lì a dettare comandi alla gente. Fai, va a sinistra, va a destra, tu carica quello, ok. He seemed to have grown of late, as if Bran fall and his mother collapse had somehow made him stronger. Quindi ci dice che gli sembrava che Rob fosse già diventato più grande. Da che Bran era caduto e la madre, che ormai era praticamente un fantasma, Rob aveva preso comunque in mano le redini della situazione. Quindi bravissimo Rob, era questo che volevamo da te. Grey Wind was at his side, quindi Grey Wind, come, e questo è il secondo, cioè no, nel senso già l'abbiamo visti, perché già da Nymeria abbiamo visto che i Metalupi sono sempre con loro, però qui ti dà ancora la conferma che sti ragazzi non si muovono senza i Metalupi, serie, capito? I ragazzi Stark stanno sempre con i loro Metalupi, perché sti Metalupi sono scomparsi a una certa? Non lo sapremo mai, perché la CGI costa, che raccontano loro perché ce l'avranno avuto i soldi per fare due lupi, e invece no. Uncle Benjen is looking for you, he told John. He wanted to be gone an hour ago. I know, John said. Soon. He looked around at all noise and confusion. Living is harder than I thought. Quindi Rob gli dice: Oh, Uncle Benjen te sta cercando non so da quanto. Dice che voleva partì, figurate, un'ora fa. Dove stavi? E John gli dice: Sì, lo so, mo tra un po' ce vado. Però lasciare Grande Inverno è più difficile di quello che pensavo. Quindi John sta prendendo tempo perché, come dicevo all'inizio, ora si rende veramente conto di che cosa sta lasciando alle sue spalle. For me too, Rob said. He had snow in his hair, melting from the heat of his body. Did you see him? John nodded, not trusting himself to speak. He's not going to die, Rob said. I know it. You Stark are hard to kill, John agreed. Madonna, John. His voice was flat and tired, the visit taking all the strength from him. Rob knew something was wrong. My mother, John dice. She was very kind. Rob looked relieved. Good, he smiled. The next time I see you, you'll be in black. John forced himself to smile back. It was always my color. How long do you think he will be? Soon enough, Rob promised. He pulled John into him and embraced him fiercely. Farewell, Snow. John hugged him back and you, Stark. Take care of Bran. Allora, intanto prendete i fazzoletti sapendo che questa sarà la loro ultima volta che si vedono. Sapendo questo, noi cerchiamo di essere forti e tradurre questo pezzo. Allora, dunque, quindi sì, John stava dicendo che per lui è difficile lasciare Grande Inverno e Rob gli dice: pure per me è difficile che tu te ne vai. E poi gli chiede: L'hai visto? Ovviamente Bran. E John, come si dice, nod, fa sì con la testa,
fa sì con la testa, annuisce, non fidandosi di se stesso nel parlare, probabilmente perché sarebbe riscoppiato a piangere. Ma Rob dice, non morirà, lo so. E John fa, cioè è d'accordo perché gli risponde, Stark siete difficili da uccidere, John, cuore della mia vita, vai alla barriera un attimo per cortesia. Poi torna però, his voice was flat and tight, quindi la sua voce però era, cioè era flat, non è che, cioè era non proprio con le emozioni, quindi io effettivamente non so quanto John creda del tutto, insomma, cioè probabilmente lo dicono per farse forza, ma per come l'ha visto lo vede un po' così. E anche perché dice appunto sta visita l'aveva drenato. Rob sapeva che qualcosa non andava, ci dicono, quindi i ragazzi tra di loro hanno un sacco di sintonia. Rob e John ricordiamo che sono migliori amici e rivali, quindi loro passano un sacco di tempo insieme e hanno sicuramente questo rapporto anche un po' simbiotico, possiamo dire, che dove va uno penso vada sempre anche l'altro. E Rob fa... Mia madre, ma non è una domanda, cioè non è che gli chiede mia madre, cioè è my mother con tre puntini, quindi era come per dire che t'ha detto, perché immagina che sarà successo qualcosa. Okay. E John è stata gentile, ok, e Rob fa ok, bene, insomma, meno male. Quindi la prossima volta che ti vedo, com'è? Sarai vestito di nero, quindi sarai un guardiano della notte. E John a questa cosa qui forza un sorriso. Eh sì, esatto. E dice, è sempre stato il mio colore, che mi fa... è particolare perché ricordiamo che i colori dei Targaryen sono nero e rosso e lui dice che il nero è sempre stato il suo colore. Cosa che infatti pure nella serie, mo volevo dire una cosa piccolina, cioè John si veste di nero dall'inizio. Cioè, non l'ho mai visto vestito di un altro colore, quindi, cioè, manca di fa il cambio, niente. C'avevano una sola stoffa, hanno usato quella. E poi John chiede a Rob, quanto tempo pensi che passerà da che si rivedranno? E Rob gli dice, gli promette, presto, vedrà, cioè, ci vediamo subito, fra. Sì. Mm-hmm. Al che poi abbraccia John... E proprio forte, insomma, quindi lo abbraccia e gli dice addio Snow, e John lo abbraccia a sua volta e gli dice addio Stark, prenditi cura di Bran. Rob fa I will, they broke apart and look at each other awkwardly. Mi spezzano. Uncle Benjen said to send you to the stable if I saw you, Rob finally said. I have one more farewell to make, John told him, then I haven't see you, Rob replied. Adoro questo pezzo qui, lo amo, perché quindi loro si sono abbracciati, si lasciano e si guardano un attimo awkward. Probabilmente era la prima volta che si abbracciavano così sentiti, no? Quindi fai E vabbè. Allora c'è Rob che gli dice, guarda, Uncle Benjamin mi ha detto che se t'avessi visto ti avrei dovuto mandare alle stalle. E però Johnny fa, però io c'ho un ultimo saluto da fare. Allora Rob fa... Beh, semplice, allora io non t'ho visto. Cioè, Rob King qua proprio, cioè, lo amo. Proprio partner in crime, adoro tutto, proprio mi piace. Cioè, io ogni volta che leggo del rapporto che i ragazzi Stark hanno tra di loro mi emoziono. Vero, serie? Grazie per avercelo fatto vedere tante volte. Grazie. Ho pianto tanto, ma per i casini che avete combinato, non tanto per le emozioni che ho provato. Quindi a questo punto John lascia Rob nello yard, sempre, che è sempre il cortile, lo imparerò a un certo punto. In che senso? Surrounded by wagons, wolves and horses, c'hanno pure i lupi, i cani, vabbè, a quanto pare c'hanno anche i lupi. All'armory, che è non l'armaiolo, però l'armeria, non l'armaiolo l'armeria, prende un package e lo porta dentro. E dove andrà mai? Va qui. Arya was in a room, packing a polished ironwood chest that was bigger than she was. Adoro tutto. Nymeria was helping.
Arya would have would only have 2 points, and the wolf would bound across the room, snatch up some wisp of silky nerjo and fetch it back. E che cosa fa? Con Nymeria, ovviamente, perché non si muovono senza i metalupi, e sta puntando alle cose nella stanza, perché Nymeria, una volta che Arya punta, va a prendere la roba e gliela porta. Cosa che invece nella serie non è stata fatta, perché Arya cercava di far vedere a Jon quello che aveva insegnato a Nymeria, e quando gli punta una cosa da andare a prendere, non manco si gira. E questa cosa qui è una cosa che mi manda fuori di testa, perché i lupi seguono quello che gli Stark gli dicono, e seguono quello che gli Stark gli dicono e li riconoscono, serie. Quindi quando Nymeria ha rivisto Arya nell'ultima serie, col cazzo che le ringhia e va via, perché Nymeria non sta aspettando altro di Arya che torna a prenderla. Sono andata troppo avanti, andiamo avanti. But when she smelled ghost, she sat down on her haunches and help at him. Quindi però quando sono entrati, quindi ha visto Ghost, Nymeria l'ha guardato, si è seduta e tipo gli ha fatto un versetto. Arya glanced behind her, saw John and jumped to her feet. Cioè praticamente lei e il metalupo fanno uguale. She threw her skinny arms tight around his neck. I was afraid you were gone, she said, her breath catching in her throat. They wouldn't let me out to say goodbye. Quindi Arya si gira una volta che ha sentito Nymeria che fa questo verso, vede Jon e fa tipo un versetto, gli corre incontro, lo abbraccia e gli dice: avevo paura che te ne saresti andato, anche perché non me fanno uscire da qua evidentemente finché non sistema le robe per partire. E infatti Jon gli fa: what did you do now? Jon was amused. Arya disentangled herself from him and made a face. Nothing. I was all packing and everything. She gestured at the huge chest, no more than a third full, and not the clothes that were scattered all over the room. Septa Mordain said I have to do it all over. My things weren't properly folded, she said. A proper Southern lady doesn't just throw her clothing inside the chest like old rags, she said. Quindi c'è John che gli fa: ok, se non puoi uscire dalla stanza hai fatto qualcosa, che hai combinato? E Arya dice: ma io niente, io stavo a fare tranquillamente la mia valigia. Ma poi è entrata la Septa, che ha guardato, non gli è piaciuto come io ho piegato i miei vestiti, perché dice che le lady del sud non buttano i vestiti dentro ai... come si chiamano i chest? Ai? Sta cosa è allucinante. Il chest è il baule. Il baule, si chiama baule. Non butta i vestiti dentro al baule e basta. Quindi gliel'ha fatto rifare da capo. E finché non finiva non poteva uscire, questo era appunto. John fa: is that what you did, little sister? Well, they're going to get all messed up anyway, she said. Who cares how they're folded? Perché John gli dice: quindi è quello che hai fatto, cioè hai preso i vestiti e hai buttati dentro. E lei dice: beh, ma tanto no. Se si stropicciano lo stesso, che te frega se l'ho prima messi bene? Tanto quando lo apro sono stropicciati. Io come Arya. Septa Mordain, John told her, I don't think she'd like Nymeria helping either. The she-wolf regarded him silently with her dark golden eyes. It's just as well. I have nothing for you to take with you, and it has to be packed very carefully. Her face lit up. A present! Quindi dice Septa Mordain, dice, non penso Johnny fa che accetterebbe tanto che Nymeria ti sta aiutando. E il lupo lo guarda, quindi che boy, no? Però dice: ok, però sono venuto qui perché ho un regalo per te e che deve essere impacchettato bene, quindi non lo butta là dentro. E Arya allora sorride e fa: ma hai fatto un regalo? You could call it that. Close the door. Wary but excited, Arya checked the hall. Nymeria here, guard. She left the wolf out there to warn of intruders and closed the door. By then, John had pulled off the rags he'd wrapped it in. He held it out to her. Arya's eyes went wide, dark eyes like his. A sword, she said in a small hushed breath. Quindi, ci dice che quando appunto Arya ha capito che John aveva un regalo per lei, allora lascia Nymeria fuori dalla stanza, così fa la guardia in caso arriva qualcuno e li avverte.
E quando si gira, John ha aperto il regalo che era impacchettato e lei, gli occhi diventano giganti, occhi scuri come quelli di John. Quindi ricordo che John e Arya sono gli unici della famiglia Stark che hanno i colori di casa Stark proprio, quindi capelli scuri e occhi grigi, occhi scuri. Tutti gli altri hanno i colori dei tagli, quindi capelli auburn, capelli rossi e occhi blu. Quindi lei vede a spada e si emoziona e dice: no, no, dice, andiamo avanti. John drew out the blade slowly, so she could see the deep blue sheen of the steel. This is not a toy, he told her. Be careful you don't cut yourself. The edges are sharp enough to shave with. Girls don't shave, Arya said. Maybe they should. Have you ever seen the Septa's legs? He giggled at him. Ok, quindi John tira fuori questa spada che ha dei deep blue sheen, quindi la lama è tipo azzurrina, insomma è blu, e le dice: Arya, mi raccomando, non è un gioco, è tanto affilata. Uno ci si potrebbe radere, insomma, con questa spada. E Arya fa: ma le ragazze non si radono. E John dice: forse dovrebbero, hai visto le gambe della Septa? E qui io non capisco perché John abbia visto le gambe di Septa Mordain, ma noi andiamo avanti, non vogliamo indagare. E Arya ha riso, come stiamo facendo tutti noi. It's so skinny, dice Arya. So are you, John told her. I admit can make this special. The bravos use sword like this in Pentos and Myr and the other free cities. He won't hack a man's head off, but he can poke him full of holes if you're fast enough. I can be fast, Arya said. You'll have to work at it every day. He put the sword in her hands, showed her how to hold it, and stepped back. How does it feel? Do you like the balance? I think so, Arya said. Poi c'è first lesson, John said, stick them with the pointy hand. Ci fa capire qui John come è fatta questa spada che ha fatto fare per Arya. Gliel'ha fatta fare a Micken. Micken è il fabbro di casa Stark. E gli ha fatto fare questa spada molto sottile, come quelli de Braavos, quindi la gente di Braavos usa questo tipo di spada molto fina, quindi la blade è piccola, perché infatti Arya ci dice che è skinny, quindi non è grossa, è piccolina. E come questi, quindi quelli di Braavos usano questo tipo di spada a Pentos e a Myr o nelle altre Free Cities. E dice, ovviamente è piccola, quindi non taglierà la testa di una persona, però se sei veloce riesci a bucherellarlo parecchio. E Arya fa: io sono veloce, cioè posso essere veloce. E John le dice: però ti devi allenare tutti i giorni per usarla. E le chiede, insomma, se le piace com'è il bilanciamento. Lui fa le domande tecniche, me spezza, e lei giustamente risponde come avremmo risposto tutti noi: ma guarda, riesco a tenerla a mano, quindi penso che vada bene, onestamente. E allora John dà il suo primo, proprio il consiglione che nessuno si aspettava, proprio cosa ci farai con la spada. Prima lezione. Colpiscili con la punta. Grazie John, grazie veramente. Questo rende tutto più chiaro su come usare una spada. Cuore, che dolcezza. Che visto che tutti sappiamo a che serve una spada, Arya giustamente dice che per il culo. Allora, con la spada, con la parte quella non affilata, praticamente gli dà una botta sul braccio. Il colpo ha fatto male, ci dice John. Però comunque lui rideva perché lui Arya la adora proprio dal deep del suo cuore. Infatti Arya gli dice: guarda che lo so come si usa una spada, però poi non è sicura perché ci dice: Septa Mordain will take it away from me. Not if she doesn't know you have it, John said. Who will I practice with? You'll find someone, John promised her. King's Landing is a true city, a thousand times the size of Winterfell. Until you find a partner, watch how they fight in the yard. Run and ride, make yourself strong. And whatever you do, Arya knew what was coming next. They say it together. Don't tell Sansa. Quindi ci dice che Septa Mordain, Arya fa: però probabilmente me la porta via sta spada se sa che ce l'ho.
E allora John fa, facile, la nascondi, lei non lo sa, che te frega. Ok, questo problema è risolto, ma poi Arya ne fa un altro e dice, scusami, ma io come mi alleno poi? E lui dice, guarda, King's Landing è una città enorme, troverai qualcuno con cui allenarti a un certo punto, ma fino a quel giorno lì, mi raccomando, tu osserva gli altri come combattono, corri, vai a cavallo, e che gli ha detto poi? Ah sì, diventa più forte. E poi dice, mi raccomando, qualsiasi cosa fai, ed entrambi, sapendo quello che vanno a dire, non dirlo a Sansa, perché Sansa sicuro, se sa che la sorella c'ha una spada, lo va a dire per direttissima, perché le Lady non hanno le spade. Le Lady si comportano, e sicuramente avrebbe detto una delle sue frasi quando ci insegna a tutti come fare la Lady. Bella. John al che gli fa così sulla testa, non so come dire questo gesto, raffolerebbe. Vabbè, gli fa così. E dice, I will miss you, little sister. Suddenly she looked like she was going to cry. I wish you were coming with us. Different road sometimes lead to the same castle. Who knows? He was feeling better now. He was not going to let himself be sad. I better go. I spend my first year on the wall emptying chamber pots if I keep Uncle Ben waiting any longer. Quindi dice, gli mancherà ovviamente. Al che appena lui dice questa cosa, Arya è come se stava per piangere e gli dice, vorrei tanto che venissi insieme a noi. E, però John le dice, differenti strade a volte portano allo stesso palazzo, quindi magari ci rivediamo, non ti preoccupare. E dice, vedere Arya l'aveva fatto stare meglio, non voleva essere triste, quindi voleva comunque partire con uno spirito positivo. E le dice che deve andare perché sennò, se Benjen ancora aspetta un altro po', adesso il primo anno che fa la barriera lo farà svuotando i vasi da notte di tutte delle reclute, dei guardiani da notte, quindi è meglio che va. Arya ran to him for a last hug. Put down the sword first, John Warner laughing. She set it aside, almost shyly, and showered him with kisses. Quindi Arya stava andando ad abbracciarlo con la spada a mano, quindi lui fa, mi raccomando, no, leva, perché mi devi ammazzare proprio ora. La mette giù, lei anche un po' timidina, perché come dimmi che cazzata stava a fare, per poco non lo ammazzo. Però poi dopo lo abbraccia, gli dà i bacini. Meet her back at the door, she was holding it again, trying it for balance. I almost forgot, John told her, all the best swords have a name. Like ice, she said. She looked at the blade in her hand. Does it have a name? Oh, tell me, she said. Can't you guess? John teased. Your very favorite thing. Arya seemed puzzled at first. Then he came to her. She was that quick. They say it together. Needle. The memory of her laughter warned him on the road ride north. Quindi dice, ah sì, quasi mi dimenticavo, dice John prima di uscire, ma tutte le grandi spade hanno un nome. Allora c'è Arya che dice, ah, come Ice, è vero, anche Ice c'ha il nome. Allora dice, beh, se questa spada ha il nome, dimmelo. E lui gli fa, è la cosa che ti piace di più al mondo. Lei ci pensa un attimo, ma in realtà John qui ci dice che lei è veloce, quindi ci arriva subito, e insieme dicono ago. E poi dice che la risata che fa Arya lo avrebbe scaldato fino a che non sarebbe arrivata la barriera. Beh, che dire, il rapporto tra Arya e John è un sacco carino, loro si sentono un po' tutti e due gli outcast della famiglia, ovviamente in modi diversi, John lo è, Arya si sente molto fuori posto, e quindi loro legano molto su questo punto, si vogliono tanto bene, si capiscono molto facilmente, sono molto in tune, io mi piace molto. Come dicevo prima, io leggere del rapporto tra i ragazzi Stark è penso la mia cosa preferita. Questo era il nuovo capitolo di John, abbiamo chiacchierato parecchio, quindi fatemi sapere cosa pensate di questo capitolo, lasciatemi andare nei commenti che poi li leggo tutti. Io quindi per ora ho finito il mio sproloquio, mi levo dalle balle, come al solito è stato un piacere, e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Però vi dico che per la prossima settimana ho avuto un'idea di quello che si può fare, che sarà un progettino
che non ho mai portato, quindi non è esattamente una nuova rubrica, ma sarà un nuovo tipo di puntata. E vediamo se poi vi può piacere, vi lascio con questo mistero. E quindi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Non hai visto i gambe Non ho capito perché già non mi stai gambe da setta. Andare a prendere il nero, sì, andare a prendere il nero dai guardiani della notte, no, nel senso, va a offrire, no, offrirsi volontario. Questo è un mistero ancora più grande di tutti quelli che ancora si devono risolvere, esatto. Amo, ho fame. Ho fame tanto. Quanto c'hai ancora? Oddio, perché poi abbiamo aria. No, c'ho 4 pagine. Allora, chi è la Sorai? Ma che te frega? La vera domanda è perché John ha guardato le gambe da setta. E niente, perché non c'ho altro da dire.